Stamattina è stata una sorpresa, ti ho vista così presto e mi ha fatto piacere, sebbene io potrei essere. Grazie. Arrivi in che zona? Non lo so. No? Grazie. Golfo Aranci. No, in Sicilia non vengo, sono già stata l'anno scorso. Ciao. Grazie. Perché esattamente fai queste live? Perché non ho niente da fare. Cioè, in realtà vabbè, dovrei studiare, però preferisco fare le live, mi diverto. Ti invito a Milano per fare amicizia, cenetta romantica. Va bene. Cioè, sì, vabbè. Va bene, nel dubbio sono d'accordo con tutti quanti. America Latina, Cile, ciao, sì. Io vado a Lecce in camper. Oh, bello! Bello, in camper. Vabbè, che sì. Io in Puglia ci andavo in macchina, 10 ore di macchina. Era un trauma ogni anno. Hai la casa anche sul lago di Garda? No. Fai le live mentre studi. Ma va, non riuscirei. Ma tu hai gli occhi azzurri o verdi, verdi? Non si vede bene perché sono praticamente al buio, però. Sono verdi. Anche tutti me li scambiano per azzurri. Ma in navetta, quando sono andata al Number, sabato, in navetta, c'era la luce soffusa con i LED. Ma in realtà i miei occhi non si vedevano, giuro, giuro che non si vedevano, mi sono riguardata i video. E dei tipi mi guardano e mi fa, cioè uno mi fa tipo che begli occhi che hai e l'altro fa volevo dire di lui io e faccio perché ero abbastanza in aria, se no avrei risposto grazie, no? Ero abbastanza in aria, di che colore sono così coprendomi, mi parte il milanese e allora l'ho azzeccato, hanno detto verdi, io pensavo dicessero azzurri, ho detto vabbè dai, accetto il complimento, però giuro che c'era praticamente buio, grazie. Ciao. E niente, poi alla fine io gli ho sclerato addosso perché quella sera praticamente, cioè io quando. Grazie per il TikTok. Io quando vado a ballare, vado per ballare, non per riprodurmi. Cioè, nel senso, io va bene. Ci sono delle tipe che magari lo fanno, che vanno lì per rimorchiare, affari loro, ognuno fa quello che vuole, però tu come ragazza, io ti dico di no, e no. Vabbè, magari posso anche venire lì per rimorchiare, ma se tu non mi piaci, non mi piaci. Non è che. Ecco. Devi insistere. Allora, vabbè, praticamente 15 tipi insieme, non sto scherzando, erano tipo un gruppo di 10 più altri 5 che non so da dove venivano nel mio, vicino al mio tavolo. Il mio tavolo era abbastanza commentabile. Ah, in Sicilia! No. Comunque, niente, vabbè, gli ho scherzato addosso. Quindi, tipo, quei due tipi in navetta poi mi fanno. Lo dai un bacio al mio amico, ma non l'avessero mai detto. No, vabbè, era tutta la sera che io cercavo di ballare per gli affari miei. E questi qua ad abbracciarmi, non toccate mio mamma, ma chi sei? No, no, una cosa che non sopporto, no, non mi devi toccare, ma chi sei? Ma anche in discoteca. Quando sei in pista qualcuno vi. Allora, non mi succede da un po' che mi vengono a ballare dietro, a toccare i fianchi. Perché quando ballo sono abbastanza. Non possono, gli arriva un calcio. Sì, sono tinta. Però sono. Cioè, sono bionda naturale, probabilmente. Un po' scura. Se vieni in Sicilia mi metto con te. Addirittura. Non mi ricordo cosa sto dicendo. Ah sì, ecco, però quando lo facevano cioè, io mi sento così sporca. Però io non posso rinunciare alla discoteca. Cioè io. Possiamo uscire anche insieme. Yeah. Ciao. Alessia Lanza. Stiamo esagerando. 18, Bergamo. Non so se ho detto grazie per il cuore. Io in discoteca ci vado solo con mia moglie, punto e stop, non vado in discoteca con i tipi. È peggio. Preferirei andarci da sola. Ti faccio sentire tutta la musica che vuoi, addirittura. Ma pensa te. Adesso Lanza. Mica tanto. Al ristorante. Ti ricordi quando ci stavamo per fare? Il tuo amico mi fa che sei piccola. Non è vero! Non è vero, non è vero, non è vero. Non mi faccio mai nessuno in discoteca. Non so chi tu sia. Stefano Milano.
No, no, a parte gli scherzi non mi faccio mai nessuno in discoteca. No, no, non è una cosa che... Sbocco, lo schifo. No, veramente mi fa schifo. No, mamma, a livelli estremi. Grazie per le rose. Oppure Lungomare a Yogurtlandia fanno i gelati yogurt. Bene. Perché io non ti conosco? E sinceramente il bacio è una cosa per me. Vabbè, ok, sarò sfigata, però per me il bacio è una cosa importante. Cioè, devi farla con una persona che conosci, che ti piace, a cui piaci. Cioè, comunque, non, sicuramente non in discoteca con degli sconosciuti, che poi, vabbè, l'ho fatto, l'ho fatto. Chi è che non l'ha fatto, l'ho fatto, vabbè, quando ero più piccola, quando avevo 14-15 anni. Però ora come ora, cioè, nel senso, uno cresce, uno impara e... No, non ce la faccio, non ce la faccio. Cioè, ma... No, vabbè, no, no, non mi viene lo schifo. Sai cucinare? Adesso diventerò un ragazzo, un maschio, ma so cucinare solo la so solo la carbonara, lo giuro. Però, vabbè, la pasta anche in bianco, se vuoi. Ti prendo un bel gelato yogurt. C'è cioè il Kinder Bueno pure, si può mettere sul gelato. Da provare. Grazie, le fatti mia mamma. È mia mamma, la migliore parrucchiera di Bergamo. Io so cucinare tutto, se hai bisogno sono qui, passo dei tortellini, della lasagna, eccetera. Addirittura! Bene, bene, buono a sapersi. Tortellini? Tortellini non si cucinano, no? Vengo da te a cena, cucina quello che vuoi. Top, sì. Ciao. Faccio anche la pizza a 48 ore di lievitazione. 48 ore? Quella la voglio provare. Buongiorno, io sono una ragazza tranquilla, ti puoi fidare di me. No, non sono annoiata, sono nel mio mondo, sto pensando alle mie cose. Ma ciao, Nicole. La rifaccio. Interessante, hai visto? Mamma mia, sono troppo brava. Sto lì a fissare il vuoto, a pensare ai miei errori di vita. Ok, devo spegnerla perché devo mettermi a pensare. Ma tipo fissando il vuoto, io lo faccio, certe volte mi metto così, fisso qualcosa, non lo so, la TV spenta, e penso. Ma io cosa sto facendo nella vita? Ma che cosa... Ma in che parte non sopporti proprio il solletico? Nessuna parte, comunque la rifaccio. La rifaccio tra... Quando ho finito di pensare, penso 20 minuti. Anche io parlo da sola e penso qualcosa. Ti giuro. E occhio, parlo mica da sola. Parlo da sola quando tipo mi truffo. Mi metto a parlare e a dire no, ma tu non devi farlo questo. No, ma penso a una cosa che mi è successa ultimamente. Ultimamente, un po' di tempo fa. Stavo da pensare alla spiaggia. E magari tesoro, magari. Non è una cosa bellissima quella che mi è successa. Devo pensarci però per metabolizzare. Non accetto soldi, non accetto soldi. Cioè, due soldi. Non accetto soldi, questi money li levi. Cioè, nel senso, va bene, tu mi dai soldi in cambio di niente. Però, non è in cambio di niente perché io comunque tu ti iscrivi con me. A te piace sta cosa che mi dai soldi, quindi è un piacere per te che riversi su di me. Io ho paura dei maschi, io non, vo non voglio. Basta, io ho paura. Bergamo. Io mi faccio suore. Ah, ti sono in pigiama. E una maglietta della palestra.
No, no. Anzi, da pachini. No, non voglio maschi, no, veramente, non voglio nessuno. Ci mettiamo insieme e lavoro in Lamborghini. Dobbiamo andare a lavorare in Lamborghini? Vado in palestra. Poi alla spiaggia. No, vabbè, dai, io vado a pensare. Sto male.